Mia cara anima antica, bentornata a casa. Io sono Sergio il Bruciacarma e sono qui per insegnarti come sciogliere quelle catene che tengono la tua anima in prigione. E oggi ti voglio parlare, voglio iniziare ad accennare il discorso del bypass spirituale. Bypass che cosa significa? Significa scorciatoia, significa un superare un determinato ostacolo, una determinata fase, senza averla attraversata per davvero. Significa fingere di essere dove in realtà non sei. Nel tuo percorso spirituale. È un tema molto importante da trattare. Se quello che ti interessa raggiungere in questa vita è un risveglio profondo, o chissà addirittura l'illuminazione, o quantomeno uno stato di realizzazione spirituale profonda, quello del bypass è un tema su cui devi tenere l'occhio molto ben aperto. Perché capita a tutti, una volta che si hanno delle intuizioni profonde, di cominciare a identificarcisi. Che cosa succede? Come funziona? L'ego, ovvero l'io, quella parte di noi, quella parte della mente che tiene attiva la separazione rispetto al resto del mondo, tende a prendere le cose e a dire: questo sono io, questo è mio, questo l'ho fatto io. Quindi sono nato in una certa città, io sono nato lì, questo sono io, questa è la mia data di nascita. Ho svolto un certo lavoro nella mia vita, io faccio questo, io sono questo. Io sono un muratore, un operaio, un banchiere, no? Un idraulico e così via. Io sono qua, io sono là. Ha bisogno di prendere delle informazioni, metterle insieme per costruire una storia. Questo fa. Questo ego è un grande raccoglitore di informazioni e un costruttore di storie, più o meno credibili. Alcune sono facili da sgamare, altre molto molto meno. E il fatto qual è? Che ogni volta che tu hai un'esperienza, qualunque esperienza essa sia, inclusa una morte dell'ego, incluso un risveglio spirituale potente, il tuo ego, una volta che torna online, la prende e fa: ah, vedi, io allora sono questo. Se hai avuto esperienza di te come unito con il tutto, il tuo ego potrebbe cominciare a dire: ah, ecco, io sono non duale, io sono unito con il tutto, siamo tutti quanti uno, namaste, siamo tutti quanti la stessa cosa, ah, che bello, tutto quanto così. No? E è corretto che lui lo faccia, cioè lui funziona così, non può farne a meno, è proprio la sua funzione, è un programma su cui corre e non lo puoi fermare. Lo fa apposta, no, non lo fa apposta, non può fare di diverso. E man mano che si appropria di cose, l'unica cosa che tu puoi veramente fare è rendertene conto e non dargli troppa importanza, non dargli troppa energia, non nutrirlo. Addirittura, quando capita, puoi andare, se segui il processo corretto, a smontare quelle emozioni, quelle energie represse che lo portano a appropriarsi di cose. Che cosa fa l'ego? L'ego deve dimostrare che esiste. Questo viene da una profonda insicurezza. In fondo c'è un profondo senso di paura, un profondo senso di sgomento, un profondo senso di sapere che non sei vero che lo mantiene. Se sei in grado di attraversare quel terrore ogni volta che esce, questa tendenza si potrebbe ridurre nel tempo. Finché arrivi lì, però, renditi conto che questa funzione è attiva e quindi nelle tue meditazioni o nelle tue esperienze con gli psichedelici, sappi che ogni volta che hai una realizzazione, per pura e potente che possa essere, il tuo ego ci farà qualcosa con quella, inevitabilmente. Anche se la tua realizzazione è quella che tu non sei il tuo ego, che non ce l'hai, prima o poi quell'ego torna. È come la pelle di un serpente. Ogni volta che tu hai un certo risveglio, una certa realizzazione, esci dalla tua pelle, sei come l'incredibile Hulk che si incazza e rompe i suoi vestiti e rimane solo con i pantaloncini tutti rotti. Va bene? Idealmente vuoi rimanere completamente nudo ogni volta che hai un risveglio, si spera che ti succeda questo, ma quella camicia, quei vestiti ti si ricuciono addosso dopo un po'. È quasi inevitabile. Ci sono sì dei maestri, ci sono delle persone che una volta che hanno la botta così rimangono svegli sempre, è bella per loro. Nella mia esperienza però il progresso spirituale è una cosa non lineare, è una cosa un po' altalenante, imprevedibile. Poi a me è capitato per esempio di avere una serie di risvegli a catena. Tanti anni fa, di rendermi conto di essere tutto, rendermi conto di essere Dio, rendermi conto di essere tante cose, tutto, non questo Sergio, rendermi conto di cos'è l'esistenza e così via, arrivare ad una frequenza molto molto alta con persone che si complimentavano per la mia luminosità quando mi vedevano, per poi ritrovarmi poco tempo dopo ad essere sempre il solito stronzo, con i suoi problemi, la sua arroganza, i suoi modi molto umani di essere distruttivo con se stesso e con gli altri. Quindi che cosa succede? Non è un problema, nessuna di queste due cose è un problema, sono entrambi fenomeni che avvengono nella vita di un essere umano. Il problema quando nasce? Quando le tue realizzazioni spirituali fungono da storia per l'ego
che poi si mette a lavorare contro le tue ulteriori realizzazioni. Cioè il tuo aver realizzato cose sulla tua natura spirituale inizia a diventare un problema invece che essere un aiuto. Se tu permetti al tuo ego di appropriarsi dei tuoi risvegli e di dire io allora sono questo, io sono realizzato e gli altri no, io sono di qua, io sono di là, ti stai rendendo la vita più difficile. Anche se hai appena realizzato di non avere un ego, questa cosa l'ego la prende per dire ah, vedi, io non ho un ego, e cazzo, rendi il tuo ego più piuttosto da smontare più avanti. Ti complichi la vita, magari non te ne accorgi nemmeno che succede questa cosa. Questo è anche importante. Il bypass spesso è stealth, è nascosto, è un sotterfugio che viene giocato senza che tu neanche te ne renda conto. E quindi come minchia si fa? Allora, numero uno, è importante non identificarsi con le cose, incluso con il, non è, con il rendersi conto di non essere ciò che si credeva di essere, incluso con tutte quelle, tutti quei paradossi. E quelle cose controintuitive strane che si realizzano man mano che si va avanti, no? Nel percorso di risveglio. Numero due, questa è la mia preferita, la più importante, quella su cui io mi baso e che insegno come fosse la Bibbia, è il connettere con il corpo. E l'avere come priorità non tanto il realizzare cose, ma è il incarnare ciò che si realizza, ovvero il portarlo nel corpo, il portarlo qui sulla terra. Mi piace dire spesso che il corpo non mente. Il corpo non può dire cazzate. Va bene, la mente sì, tante, è fatta apposta. Almeno la mente, soprattutto la mente egoica, la mente ovvero che serve l'ego, è fatta apposta per dire cose non vere. Il corpo invece non può mentire, è di base inerte. Quando il corpo è dolorante da qualche parte o ha delle emozioni forti che scorrono da qualche parte, ti sta segnalando che c'è un qualcosa per te da imparare. Se ti trovi, questo per esempio è una cosa che a me fa impazzire quando lo vedo, sono le persone spirituali, va bene, magari quelle persone New Age o quelle persone che boh, hanno fatto l'ayahuasca un po' di volte, hanno capito qualcosa o hanno fatto psichedelici di altro tipo, hanno capito qualcosa o boh, hanno letto un libro di qualche maestro, no? Hanno letto le cartolle e si trovano in situazioni di vita vere e cominciano a dire no, ma siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, no, ma di qua, no, ma di là. A non essere veri, a non essere autenticamente umani in quella situazione, e magari a farsi mettere i piedi in testa, magari a farsi abusare, magari a mentire, ad abusare loro, a fare loro gaslighting sugli altri, a imporsi come superiori, anche se la cosa che predicano, che credono di aver capito, è che siamo tutti quanti uno, che c'è la non dualità e così via e così via. Mi fa impazzire quando succede, perché mi fa impazzire in senso positivo, cioè mi fa ghignare quando me ne rendo conto. Perché che succede? Che il tuo realizzare cose elevate non preclude l'esperienza umana, anzi la potenzia. E una cosa tu, secondo me, non ce l'hai, una realizzazione non ce l'hai per davvero finché non è entrata nel tuo corpo. Che siamo tutti uno e siamo tutti la stessa cosa, finché tu questa cosa non la vivi tutto il tempo, non la vivi mentre me la racconti, non la sai davvero, non ce l'hai. Vedila così. Non prenditi mai il rischio di dire una cosa, per vera che possa essere in assoluto, ma una cosa di cui non hai esperienza diretta nel momento in cui ne parli. Cioè se tu in questo momento ti senti Giorgio che vede il video con Sergio che parla, non cominciare a pensare no ma siamo tutti uno, no ma Dio è amore, no ma che bello Sergio ti amo, namaste, pace su di te e così via. No. Se ti viene da pensare, vada sto coglione, pensalo, magari dimmelo pure, no? Lasciami un commento qua sotto se sei arrivato fin qui ed è questa la cosa che pensi. Sii vero, no? Prendi per buone le cose che salgono dall'umano in cui ti trovi. Paradossalmente è proprio questo che le fa scomparire, questo che ti permette di, attraverso il vivertele appieno, le bruci, le attraversi. Non cadi nel bypass, appunto. Il bypass è il voglio essere illuminato, ma non mi permetto di vivere la rabbia. Ma non mi permetto di asserire i miei boundaries, i miei limiti durante un conflitto. Ma non chiedo scusa se sbaglio. Contraddizione, no? Fa brutto poi quando lo vedi, è proprio poco elegante. Io personalmente invece, pur avendo avuto una caterba di realizzazioni spirituali alte, eccetera, eccetera, mi piace molto essere raw, essere selvaggio il più possibile, essere interrato il più possibile, perché è da qui che si costruisce la base per le realizzazioni spirituali più profonde. Il tuo corpo e il tuo
tuo sistema, corpo e mente devono essere pronte per accogliere la luce che tu sei, se chiaramente è questo che ti può capitare in questa vita. Se non sono pronti, tu puoi avere la realizzazione più alta che ti pare, non durerà, e anzi sarà, ti confonderà solamente. C'è un sacco di gente che prende psichedelici, fa esperienze potenti, vede Dio, vede l'amore, vede la luce, e poi però si ritrova più depressa di prima, perché era depressa già da prima, non sapeva che fare con la propria depressione, ha visto qualcos'altro, però la depressione sempre lì rimane. Non l'hanno attraversata, non l'hanno guarita, non hanno incarnato quell'amore che hanno visto di essere all'interno del loro corpo. E questo causa ulteriore confusione, questo ti può far diventare proprio pazzo se non la sai gestire come cosa. A volte capita anche proprio questo, ed è triste, no? Perché non viene messa la giusta enfasi sul viversi il corpo, viversi la terra innanzitutto. E poi, se c'è spazio, quando capita, avere le realizzazioni spirituali altissime, levissime, purissime, che ti possono capitare. La cosa importante qual è? È ricordarsi che siamo qui per fare un'esperienza umana innanzitutto, se no non ci saremmo incarnati, molto probabilmente. Assumendo che la nostra anima non faccia errori nel fare ciò che fa, ok? Che faccia tutto per un motivo. Potrebbe essere di no, è tutto uno scherzo. Però assumiamo che sia così. Nel momento in cui tu ti permetti di vivere la tua umanità appieno, quindi di attraversare quella rabbia, quella paura, quella colpa, quella depressione, quel terrore esistenziale che ti attanaglia, quella malinconia e così via, fai sempre più spazio per le tue qualità più positive. È un paradosso. Qualcuno potrebbe pensare, però in realtà è proprio così che funziona. Tanti dicono: no, ma devi scegliere la luce, devi pensare positivo, devi non dare energia ai pensieri negativi, non dare energia alla rabbia, non dare energia alla paura, eccetera, eccetera. Che ci può stare, però se fai così, rischi di ignorare delle energie, delle cose che dentro di te ci sono, che su di te hanno presa, che in te esistono. E se le ignori, siccome vogliono essere riconosciute, cercano di farsi sentire con ancora più forza. Invece, se tu ti permetti di portare la tua attenzione sui vari blocchi, i vari dolori e le varie energie negative che si manifestano in te, sapendo che tu non sei loro, ma permettendoti comunque di scenderci dentro e di attraversarle, loro sì che spariscono. Perché le vedi per davvero, le vedi veramente da vicino. E nel fare questo, la tua vibrazione sale. Ironicamente, più ti permetti di vivere in profondità la tua ombra, quelle energie negative, quelle perversioni che hai dentro, più fai spazio affinché la tua luce naturalmente emerga. A me successe questo. Parliamo di 5 anni fa, nel 2019, ebbi appunto una catena di risvegli spirituali, mi ritrovai al punto in cui letteralmente emanavo luce dal corpo. E questo mi veniva detto dagli altri, a me neanche interessava troppo. Mi trovavo in questo stato di presenza assoluta e perfetta, era tutto bellissimo. E dicevo, cazzo, sono come dicono nei libri. Questa è la cosa di cui si legge nei libri, è il risveglio di cui parla e cartolle, no? Che figata, ci siamo, ah, che bello. Nel giro di qualche giorno, però, dopo che ebbi questa esperienza, mi scese e tornai a stare come prima, avendo avuto questa esperienza, ma essendomi perso il succo, no? Di questa vibrazione, perché di vibrazione si tratta, alla fine. Cosa ho fatto? Ho detto, vabbè, si vede che devo lavorare di più, cioè questo è ciò che io potrei potenzialmente avere, ma si vede che il mio corpo non lo regge, la mia mente non la regge questa cosa qui, il mio sistema non la mantiene, per un qualsiasi motivo. Allora, invece che cercare le cose che stanno in alto, mi metto a togliere le cose che mi tengono in basso, una dopo l'altra. E energia dopo energia, emozione dopo emozione, è un lavoro che ha un suo tempo, questo. Piano piano mi sono ritrovato a risalire sempre di più nella frequenza. Non sono ancora tornato lì, chissà quanto tempo ci vorrà, chissà se ci tornerò di nuovo in questa vita, spero proprio di sì, questa è la mia ambizione, ma mi sono reso conto tante volte come dopo dei rilasci emotivi potenti, la mia visione delle cose cambiava. Riuscivo a vedere più luce attorno a me. Quando si è illuminati, che cosa significa? Che tu ti rendi conto che sei luce perché vedi luce dentro di te e quindi vedi luce anche fuori. Tutto ti appare più luminoso e nel vedere luce fuori, vedi luce negli altri, luce nelle cose, negli oggetti e così via, vedi tutto con più amore e di questo gli altri
gli altri, perché poi gli altri smettono di esistere quando sei in questo stato, ma gli altri se ne accorgono e ti riconoscono, vedono questa luce che ti passa da dentro. È tutta una luce che gira e riconosce se stessa, vedendo se stessa sempre di più. È tutto un circle jerking luminoso. Va bene, questa è l'illuminazione per come l'ho vissuta io fino a questo momento. 5 anni fa, poi, diciamo. Quindi sperando di ricordarmi bene, fra l'altro. Cosa accade? Che l'oscurità che hai dentro ti impedisce di vedere la luce che c'è davanti a te. E tu puoi provare a fuggire da questa oscurità, puoi provare a concentrarti sulla luce, però quelle macchie sui tuoi occhiali rimangono sempre lì. Per quanto mi riguarda, per quello che funziona per me quantomeno, è togliere le macchie una per una. A furia di farlo, naturalmente mi sono ritrovato a rivedere piano piano, sempre un pochino di più, quella luce che vidi in quantità gigantesche tempo fa. È un lavoro certosino, è un lavoro lento. È uno 0,01% al giorno. Che si rimuove e di spazio che viene liberato affinché io possa vedere sempre più luce. Però è inesorabile. Ed è stabile, certo, e si basa sulla rimozione di ciò che ti appesantisce, invece che sul cercare un'elevazione, che magari in questo momento non ti è dovuta. Magari in questo momento non ti fa nemmeno bene avere, chi lo sa. Quindi, ricapitolando, come fare per evitare il bypass? Beh, uno, non parlare mai di ciò che non vedi o di cui non sei direttamente cosciente in questo momento. Se tu, un secondo fa, eri illuminato e adesso non lo sei, l'illuminazione non esiste. La luce non esiste. Se non ce l'hai in questo momento, non esiste. Io prima ne ho parlato perché, per farti arrivare il discorso, no, mi serviva. Ma se mi arriva qualcuno che mi parla in questo momento, io la sua luce non la vedo, gli parlo da essere umano, magari, ma con tutti i giudizi e tutte le resistenze e tutte le mie cose che ho nei suoi confronti, non fingo di non averle, ok? Non fingo di vedere la sua luce se effettivamente non la vedo in questo momento, ok? E chiaramente se invece la vedo, c'è da fare lo sforzo per riconoscerla e far vedere che la riconosco, chiaro? Numero uno. Numero due, nota come sta il tuo corpo. Perché con l'elevazione spirituale spesso corrisponde una migliore salute, corrisponde un migliore flusso con se stessi, corrisponde un migliore agio nello stare nel proprio corpo. Se il tuo corpo è tutto dolorante, sei tutto contratto, la tua postura è sbagliata, sei pesante, è difficile che tu sia risvegliato in questo momento. È difficile che tu abbia realizzato nel profondo le verità spirituali di cui hai sentito parlare in giro. Se senti un forte peso nel cuore, ma non parlare d'amore, ma renditi conto del dolore che ti porti addosso e lavoratelo bene finché non è finito. Dopo si può parlare d'amore. E questo è ciò che io aiuto i miei clienti a fare. Il fatto qual è? Che la via del risveglio è piena di pericoli, è piena di trappole, è piena di, come si dice in italiano, di pitfalls, come si dice, di scivoloni. Di svarioni che potresti prendere, che ti possono costare caro. Se ti prendi lo svarione sbagliato e non te ne rendi conto, ma tu puoi rimanere intrappolato in una cazzata per anni. Puoi rimanere intrappolato in un bypass per anni, se nessuno te lo fa notare o non ti rendi conto. È importante essere umili da questo punto di vista. Cazzo, anch'io ci sono cascato, se no non sarei qua a dirtelo, ok? E è importante avere qualcuno che ti dica che cosa vede quando tu parli, che cosa sente da parte tua. E che ti guidi nella rimozione di questi blocchi in maniera compassionevole e graziosa, ma a me piace anche dare un botto di calci nel culo, dire cannonate quando c'è bisogno, quando sento che mi stai dicendo una stronzata e quando mi rendo conto che c'è un qualcosa di te che tu non riconosci. E il punto di riferimento è semplice da avere: cosa senti nel corpo? Ti senti leggero? Ti senti vivo? Ti senti tranquillo? Senti un'energia positiva che ti scorre dentro? Beh, allora bella per te, stai bene, buon per te, goditi questa felicità. Ma se quando ti svegli la mattina sei pesante, sei depresso, non hai sbatti di vivere, sei confuso, non hai voglia di fare le cose che dovresti fare durante la giornata, forse tanto illuminato non sei. Sarebbe il caso di rimuovere quelle pesantezze che hai addosso prima. E io in questo mi specializzo. E è un'arte, oltre che una scienza. C'è tanto lavoro da fare e bisogna saperlo fare bene. Ci sono molte trappole in cui si può cascare. E se ti interessa farlo, io sono qui con te. Sono qui per poterti aiutare, questa è la mia missione, quella di aiutarti a realizzarti. Cosa vuol dire togliere le catene che tengono la tua anima in prigione? Togliere quella negatività che impedisce alla tua luce di brillare, ti impedisce di esprimerti ed esporti così come sei. E
E sono qui per te, appunto, per aiutarti a bruciare questo karma che ti trattiene. Ora, spero che il video ti sia piaciuto. Di nuovo, lasciami un like, lasciami un commento, condividilo con qualcuno che ha bisogno di vederlo. E sono super contento di avere conversazioni qui sotto il video se ti va. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!